Gloria a Dio, che il Signore vi benedica. Vogliamo condividere ancora una riflessione della parola tratta dal Salmo 1. Il Signore mi ha messo in cuore questo pensiero e ci lasceremo guidare da Lui. Ogni giorno vogliamo riflettere un salmo, alleluia, per fortificarci nella santa parola di Dio. Vogliamo cominciare, come ho detto, nel Salmo 1. Vogliamo leggere Salmo 1 dal versetto 1. Dice così: Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi e che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, del Signore, e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, ma sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. E qui subito possiamo riflettere sull'ultimo versetto che abbiamo letto, che ci fa capire che davanti a Dio, davanti agli occhi del nostro Dio, ci sono due vie. Dio ci mette davanti a due vie, la via dei giusti e la via degli empi. La via dei figli di Dio e la via di coloro che non sono figli di Dio. La via di quelli che credono e ubbidiscono e la via di quelli che non credono. Perciò noi possiamo riflettere su quale via stiamo camminando, su quale via stai camminando, sulla via o sulla via degli empi. Nel versetto 1 ci dice: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Carissimi, perché il Signore veramente desidera che noi non camminiamo più nella via degli empi. Gesù Cristo è morto per questo. Gesù Cristo è morto per liberarci dal peccato. Lui ha pagato un caro prezzo su quella croce. Ha dato il suo sangue per liberarci dal peccato. Perciò il Signore desidera che tu sia libero dal peccato. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Beato vuol dire felice. E io ti voglio dire questa Alleluia. sera. Ti voglio dire che la più grande gioia, la più grande benedizione, la più grande beatitudine è essere liberi dal peccato, essere purificati e ricevere da parte di Dio la forza di camminare secondo la sua volontà. Perciò il Signore vuole liberarti dal tuo peccato, vuole liberarti dalla via malvagia, dalla via degli empi, dalle vie dei peccatori, dagli esempi dei peccatori, dei desideri cattivi. Il Signore ha dato la sua vita per liberarci dalla via degli empi e per condurci nella via dei giusti. Alleluia. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Quando noi ci facciamo guidare dal Signore nella sua via, nella via della sua volontà, nella via stretta, è lì che troviamo la vera benedizione, è lì che troviamo pace, gioia, è lì che troviamo la stabilità, è lì che troviamo la vittoria, nella via della volontà del Signore. Amen. E dobbiamo perseverare in questa via, cari, come abbiamo letto qui nel Salmo 1. Dice: Beato l'uomo che medita giorno e notte la parola del Signore. Allora,
così la nostra vita fiorirà. Se noi meditiamo giorno e notte la parola del Signore, la nostra vita crescerà come un albero, germoglierà, porterà frutti. Vedremo veramente il germogliare della nostra vita spirituale quando noi ci facciamo guidare dal Signore, quando noi ci facciamo purificare da Lui, quando noi camminiamo nella via che il Signore ci ha insegnato, la via stretta, la via dell'ubbidienza, la via della giustizia. Alleluia. E meditiamo giorno e notte nella Sua parola, allora possiamo trovare la vera benedizione. Amen. Possiamo vedere i frutti, possiamo vedere dei cambiamenti meravigliosi, possiamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita. Amen. Perché è scritto che gli empi invece sono come la pula, come le foglie secche. Guardate il paragone, i giusti, i figlioli di Dio, coloro che gli ubbidiscono, che si sottomettono, sono come alberi che crescono, che portano frutti, che veramente, alleluia, possono vedere una crescita. Invece gli empi sono come foglie secche trasportate dal vento. Tu dove ti trovi? Sei come un albero fruttifero o sei come una foglia secca? Che Dio ci aiuti veramente a seguire la sua volontà, a seguire la sua parola, perché gli empi non reggeranno nel giudizio. I peccatori non potranno stare nell'assemblea dei santi. Alla fine ci sarà una separazione. Quando Gesù Cristo ritornerà, ci sarà una separazione. E solo quelli che hanno seguito, hanno ubbidito al Signore, quelli che hanno camminato nella sua via, che si sono lasciati guidare dallo Spirito Santo, alleluia, vivranno in eterno. Amen. Perché la ricompensa dei giusti verrà dal Signore. A Dio sia la gloria, che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Amen. Amen.